Sicurezza offrono alle aziende una finestra sulla vostra vita privata. Chiunque può controllare in remoto la vostra auto o il vostro cellulare in qualsiasi momento. Forse vi credete immuni o sottovalutate il pericolo, ma la vostra impronta digitale è alla portata di chiunque. Le compagnie assicurative usano algoritmi per prevedere le vostre abitudini. Quelle sanitarie prevedono se un cancro può essere curato a basso costo. I motori di ricerca e i newsfeed infangano i candidati per influenzare il vostro voto e pianificano rivolte sociali. Ormai avete meno valore dei dati che producete. Questa è la nuova realtà. Nascondersi non è più possibile. Con la crescente minaccia alla libertà personale, in molti si sono fatti avanti. Informatori, attivisti e hacker sono scesi in campo per vigilare su quello che succede. Ma sono anche loro una minaccia o sono gli ultimi paladini della nostra libertà? Sono gli ultimi paladini della nostra libertà. Quindi? Sono dentro. Benvenuto nel DedSec. Oh! Io sono Sitara. Questo tenerone qui è Josh, meglio noto come Hot Sauce. No, tu sei Hot Sauce! Ehi, lacca la confraternita, roba seria. Grazie. Quello strano è Branch. Le esigenze di molti. E questo a Casanova è Orazio. Come va, fratello? Bene, fra. Bella crew. Ci avete messo una cifra a venirmi a prendere, eh? Avete visto le stronzate della Bloom? Il CTOS non regola solo le infrastrutture. Quell'affare raccoglie un sacco di informazioni personali. Giuro, è da cagarsi addosso. Già, sono il grande fratello e il piccolo, uniti in una cosa sola. Eh? Vede tutto ciò che fai e fa la spia. Grazie, Josh. Come la sistemiamo? Martelli e fiamme. No, martelli in fiamme. Oh. Ehi, quel posto è così pieno di dati che possono rifiutare la vostra domanda ancora prima che l'abbiate inoltrata. Congratulazioni, sei stato pre-rifiutato dalla nostra carta di credito. La casa o l'assicurazione, cazzo. E quella non è neanche l'ipotesi peggiore. Tutti quei dati nelle mani del governo. Possono arrestarti prima ancora che tu muova un dito. Già, mi è successo. E ora so anche perché. Sapete che c'è? Col cazzo! Che si fottano! Siamo hacker! Siamo più furbi, più coraggiosi! Io dico che è il momento di buttare tutto all'aria! Mostriamo al mondo cosa... cosa vuole fare la Bloom! Diciamo a tutti che i loro dati personali... vengono usati per rubarci la libertà, cazzo. Cazzo. Ho installato una backdoor, dobbiamo solo passarci attraverso. Ehi, aspetta. Che cosa? Ha installato una backdoor, dobbiamo solo attraversarla. Bingo! Ehi! Sai che ore sono? Sì, certo! Faccio io. È un po' tardi per fare jogging, no? Ehi, mica starei scappando dalla polizia! E se fossi io? Ehi, ma tu... ma io ti conosco! Buon divertimento! Via questo, bastardo! Fanculo, Bloom. Adesso vado e mi diverto una cifra.
Pronto? Di chi è sto telefono? È il tuo nuovo telefono. E dov'è il mio? Nell'oceano. Ce l'hai tirato tu, credo. Non ricordo, ero fuori come un balcone. Senti, vediamoci all'hackerspazio. Dov'è? Guarda le foto e lo capirai. Ok, forza. Vedi di alzarti, forza. Vedi, chi è questa casa? Ero ubriaco, eh? Ubriaco marcio. Mettiti addosso qualcosa e ti dirò dove andare. Oh, dovrei tenere il cellulare pronto oggi. Perciò vai sullo store e scarica quello che devi prima di... Fuori, ora! Merda, ho subito la camminata della vergogna. Ferma subito il veicolo! Sono testimone oculare. Segui la descrizione del sospetto. Attenzione, una domanda è stata inviata in cerca del sospetto. Ferma il veicolo! Ripeto, ferma il veicolo! Siamo nei casini. Accosta subito! Vai via! No! No! Guardate! Un lama!
Hashtag winning. No, hashtag vita da strada. Ok, Sitara, ma dove sei? Ti mando la posizione e il codice per la porta. Ehi, ti va di farti un turno? Ci manca giusto un giocatore. È uno di quei nuovi giochi tedeschi. Hai presente? Oh, ma è Free Road! Ha vinto un Golden Ace! Mi piacerebbe, ma adesso vado di fretta. Fa niente.
Ehi! Era ora. Josh e io ne abbiamo parlato. E dato che da un sacco che vogliamo metterlo in culo alla Bloom... Allora, servono due cose per distruggere la Bloom. Convincere la gente che hai ragione e che non sei solo un troll. E un sacco di bot per gestire i dati elaborati dal sito OS. Grazie, Josh. Abbiamo passato la notte a modificare la tua app, così i tuoi follower la scaricano e noi possiamo usare i loro processori. Ma è tutto vero, facciamo sul serio. Certo che facciamo sul serio, svegliati. Esatto! I barbari sono alle porte pronti a far saltare un po' di teste romane. Ci concentreremo su alcune operazioni d'alto profilo, perché se la gente vede e ride, poi si scarica la nostra app. Giusto. Tranquillo, inizieremo con una cosa divertente. Marcus! Eccoti qui, vivo e vegeto. Non ci contavo dopo il tuo giretto. Vieni qui, devo mostrarti una cosa. Ammira, la nostra app di ricerca open source. Ecco, beh, tutti noi qui condividiamo i punti deboli che troviamo e incoraggiamo gli altri a condividere lavoro, ricerche, eccetera. Ok, ma che fa un'app di ricerca? Amplia le conoscenze? Ci rende irresistibili agli occhi di chi ci piace? Cosa? È un po' come conosco il Kung Fu, insomma. Se il Kung Fu fosse di moda e non facesse così 1999? Certo. Ammira le vette della tecnologia. Stampante 3D? Questa è la regina delle stampanti. Può produrre un intero arsenale di armi letali. Sul serio? Già, se sai usarla, voilà! L'hipster mercante di morte. Mi piace, ma non sono un hipster. Sì, se ne sei convinto tu. Ora prova a farci qualcosa, ma senza ucciderci. È bello avere un altro fratello qui. Felice di essere qui, davvero. Siete tutti hacker? Beh, è un requisito minimo per entrare nell'hacker spazio. Ognuno è specialista in qualcosa. Prendi Josh là in fondo. Passa il tempo a costruire cose fuori di testa. Ora è alle prese con un drone da paura. E Wrench? Anche lui se la cava. Ma è più bravo a smontare. E Sitara? È un artista e ne sa un sacco di grafica. Senza di lei, il DedSec se ne andrebbe in giro senza un volto o una voce. E tu, invece? Qual è il tuo superpotere? Coordinatore tattico. O mandriano di gatti, scegli tu. Porto il DedSec dove ha maggiore impatto. Conosci il Primate? Sono degli hacker stronzi e figli di puttana. Sì, mi sono già scontrato con loro. Non è stato piacevole. Questo è il mio Marcus. Contattami quando sei pronto per partire e ti dico tutto.
C'è sempre qualcuno che dà la caccia al Primate. Il tuo aiuto gli farebbe comodo. È pazzesco, giusto? Questo posto è pazzesco. Prima tenevamo traccia dei newsfeed qui, ma ora è la bacheca dei follower. E ci dice se siamo di moda? No, no, si basa su dati certi. Sai, come quanta gente ha scaricato la nostra app e quanta potenza di calcolo abbiamo. Fico. Ah, a proposito, sto mettendo l'app del DedSec sul tuo telefono proprio ora. Quando è pronta, aprila, clicca dove è indicato e poi vai al parco, così la proviamo. Molto bene. Ah, un'altra cosa. Ti metto un reminder nel telefono, così ti ricordi che cosa vogliamo. Cioè, la potenza di calcolo per fermare la Bloom. Thank you.